Salve a tutti e bentornati al secondo video di questa playlist. Approfondiamo in questo contesto la teoria dell'apprendimento sociale di Bandura, la teoria da cui Bandura ha preso le mosse. Bene, Bandura cominciò questo lavoro nel 52, come già detto, all'Università di Stanford e anch'egli, come i suoi predecessori Skinner e Pavlov, fondò le sue conclusioni su un rigoroso processo sperimentale. Saranno noti a tutti gli addetti ai lavori del settore i celebri esperimenti con la bambola Bobo, una sorta di Ercolino sempre in piedi che fu il protagonista dei suoi primi esperimenti. In cosa consistevano? Bandura esponeva alla visione di ragazzini, preadolescenti e adolescenti, il comportamento di adulti, insegnanti e genitori che picchiavano questa bambola, cioè faceva in modo, in una stanza, di poter far assistere loro casualmente, tra virgolette, come vedete in questo filmato, di genitori adulti e di insegnanti che picchiavano la bambola Bobo. Ebbene, messi a giocare in quella stanza, anche ragazzini massimamente tranquilli, cioè non aggressivi, finivano con limitare il comportamento degli adulti. Su scala nazionale, Bandura dimostrò in questo modo il concetto di imitazione. Dimostrò in questo modo quanto i bambini e i ragazzi tendano all'imitazione del comportamento dei loro caregivers e dei loro punti di riferimento da un punto di vista istituzionale. Attraverso una lunga serie di esperimenti come questi, simili, Bandura dimostrò così l'importanza del modello ai fini dell'apprendimento sociale. Espose questa sua teoria nelle due celebri opere Adolescent Aggression del 1959, mi sembra, e Social Learning and Personality Development del 1963. Bandura ha anche precisato i parametri che dovevano essere posseduti dai modelli affinché fossero imitabili dai bambini, dai ragazzi e in genere. Il modello, per essere imitato, deve essere consono a certe esigenze di chi lo osserva, quindi certe esigenze esistenziali, deve somigliare un pochettino alla persona che lo osserva e poi lo imiterà e deve avere quelle caratteristiche di competenza, di autorevolezza, quindi di rinforzo sociale che ne stimolino l'imitazione. Slide, vedete un ragazzo che osserva un rapper, nota questo modello, lo sta analizzando per così dire, orienta su di esso le sue capacità attentive e percettive che permettano una prima scannerizzazione, diciamo così, di questo modello che viene manipolato nel pensiero onde essere valutato. Ai fini dell'apprendimento, lo ripeto, questo modello per essere appetibile dovrà avere delle caratteristiche di aderire alle esigenze del ragazzo che lo osserva, deve avere delle caratteristiche di somiglianza con qualcosa del ragazzo che lo osserva, con il suo mondo interiore, a volte anche con il suo aspetto esterno. E deve possedere un grado di impatto sociale e di rinforzo sociale. In questa fase, descritta dalla slide, siamo nella fase di apprendimento latente. Cosa significa? Il modello viene copiato nella mente, trattenuto nella memoria. Quindi questa fase chiama in causa le funzioni mnemoniche che trattengono il modello, le capacità di riprodurre già in anticipo le risposte motorie che serviranno per imitarlo, una riproduzione interiore di queste risposte motorie e l'elaborazione di una forte motivazione che eventualmente porterà all'imitazione stessa. Ecco quindi che Bandura chiama decisamente in causa l'intervento della mente.
Skinner non studiava la mente, di per sé la riteneva poco studiabile in quanto poco osservabile, studiava gli stimoli che portavano al comportamento e le risposte osservabili al comportamento stesso. Bandura introduce lo studio della dimensione mentale nelle fasi di apprendimento imitativo, quindi memoria, elaborazione del pensiero, motivazione, anticipazione motoria della risposta. Questa rappresentazione osservata, trattenuta e modellata nella mente potrà diventare attiva, come vedete nella slide, in condizioni favorevoli, e questo ragazzo potrà riprodurre il comportamento che aveva fino ad allora appreso in maniera latente. Ecco, questa è l'anatomia essenziale del processo di imitazione sociale di Albert Bandura. Bandura precisa che naturalmente il comportamento imitativo non sarà pedisseguo, cioè a specchio, ma sarà personalizzato, fino ad arrivare ad imitazioni estremamente sofisticate in cui la persona trattiene gli aspetti base e nuclea, per così dire, evince le spinte di quel tipo di azione e le riproduce in maniera analoga in contesti diversi, magari molto più interiorizzati, molto più sofisticati. Quindi il processo di imitazione, secondo Bandura, non è speculare, ma è flessibile, personalizzato. La mente ristruttura il comportamento da imitare, ne tira fuori le caratteristiche principali e le ripropone nei contesti che la sua stessa realtà gli pone, che a volte sono contesti diversi da quelli concernenti l'imitazione originale. Leggo la traduzione di un lavoro di Bandura. La teoria dell'apprendimento sociale può essere così sintetizzata. La grande quantità di stimoli che ogni giorno colpisce la mente viene gestita mediante processi imitativi di modelli sociali appresi e rinforzati attraverso l'osservazione, che fungono da categorie mentali di riferimento per consentire rapide acquisizioni e rapide risposte nel contesto di situazioni complesse. Quindi l'apprendimento imitativo è una grossa facilitazione che il nostro apparato cognitivo ci mette a disposizione. Invece che apprendere passetto passetto, molecola per molecola, apprendiamo in blocco attraverso lo stimolo costituito da un modello complesso. Questo è un vanto del tutto italiano, che la teoria di Bandura ha acquisito maggior corpo scientifico in seguito alla scoperta da parte dell'equipe del professor Rizzolatti dell'Università di Parma a cavallo tra gli anni 80 e 90 dei neuroni mirror, i cosiddetti neuroni specchio. Cosa sono i neuroni specchio? Potete avere un'idea fermando questa diapositiva e leggendola con calma. Comunque dico sinteticamente che sono una famiglia di neuroni presente nel nostro cervello che facilita l'imitazione sociale, che si attivano tutte le volte che osserviamo un modello e predispongono l'apparato motorio alla imitazione, come se preimparassero ciò che poi devono riprodurre per poterlo facilitare nel momento in cui lo riprodurremo. È la tendenza imitativa verosimilmente congenita tipica della nostra specie. Fu scoperta all'inizio nel macaco dall'equipe di Rizzolatti e poi è stata dimostrata anche nell'uomo, soprattutto ad opera del neuroscienziato indiano Vilainur Ramachandran, che ha esposto i risultati di questa ricerca nel lavoro che, tradotto in italiano, ha il titolo di Cosa sappiamo nella mente, pubblicato nel 2004.
natura ha evidenziato mediante esperimenti osservabili quello che poi è stato confermato da esperimenti neuroscientifici che sono andati ad indagare proprio all'interno della mente la presenza di cellule che attestano come la tendenza imitativa sia fondamentalmente un patrimonio umano e sembra un pochettino di tutta la classe di mammiferi, non voglio dire forse degli esseri viventi, ma noi ci fermiamo ai mammiferi dove è stato dimostrato. Bene, questa è la teoria dell'apprendimento sociale di Bandura, questo video lo terminiamo qui e rimando gli interessati al prossimo video in cui vedremo la teoria più complessa della personalità che ha preso proprio le mosse da questo primo step costituito dall'evidenziazione all'imitazione sociale. Per il momento vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie per avermi ascoltato.